Diamo inizio a questo dibattito di oggi io sono Stefano Truppi, il presidente di ISOC Italia, Internet Society Italia, che ha pensato come associazione di avere proprio un incontro pubblico sui temi rilevanti che riguardano i trattati internazionali delle telecomunicazioni che sono attualmente in discussione e poi verranno in qualche modo conclusi a dicembre a Dubai nell'ambito della conferenza organizzata dall'ITU. Questo è abbastanza importante proprio perché il mondo internet ha insomma elaborato qualche preoccupazione, diciamo, sul contenuto di questa revisione del trattato che risale al 1988. E quindi appunto capirsi, e in questo caso ci si polarizza un po' sulla proposta Etno, che ora tutti voi conoscete, insomma almeno quelli che sono presenti qua di sicuro, che è una delle proposte. Poi ce ne sono anche molte altre che non sono note così al pubblico vasto, e si può fare qualche accenno anche a questo nella nostra tavola rotonda. Come antipasto, diciamo, io ho chiesto a Valentina Amenta, che lavora con noi nel gruppo di Pisa che si occupa di Internet e Governance, di raccontarci qualcosa brevemente su questi trattati internazionali di tipo intergovernativo, come quello che noi abbiamo di fronte. Grazie Stefano per avermi invitato qui oggi. Io mi presento, sono Valentina Menta, sono una borsista del CNR di Pisa, nonché collaboro con la Cattedra di Diritto dell'Informatica presso l'Università di Pisa. Sono membro da pochissimo socio dell'Internet Society, un'associazione di cui condivido molto gli scopi. E ciò su cui mi baserò in questo mio intervento sarà una nota introduttiva a linee generali, perché poi lascerò spazio a chi mi seguirà di approfondire molto di più l'argomento. E partiamo dal presupposto che la rete internet forse costituisce oggigiorno lo strumento principale per la realizzazione delle intensificazioni delle relazioni sociali, in grado di annullare le distanze tra le zone lontane del globo, in grado di far sì che gli eventi locali che si realizzano in una parte della nostra terra siano, per così dire, condizionati da eventi che si realizzano a migliaia di chilometri di distanza. L'impatto più forte che la rete internet ha messo in atto sul piano economico e sociale, come sappiamo bene, sia nel 1991, quando internet smette di essere una rete soltanto militare per aprirsi agli scopi finanziari. Ed è proprio in questo momento che la nostra rete, la rete internet di cui tutti noi oggi usufruiamo, e diventa quella che viene considerata l'infrastruttura della comunicazione globale, che riesce a mescolare le culture, che riesce ad annullare proprio le distanze tra i paesi lontani. Ora, l'impatto economico e finanziario non è soltanto l'unico settore in cui internet ha prepotentemente e progressivamente messo piede, ma i settori sono vari, dal settore ambientale, sociale, politico e psicologico. Dobbiamo notare però come la rivoluzione messa in atto da internet ha portato nel suo alveo tutte quelle problematiche connesse al suo stesso sviluppo. Ed è proprio qui il punto di partenza. Il modello di sviluppo di internet è diventato ormai insostenibile a causa dell'ingente traffico di dati sulla rete. Infatti, la struttura di internet deve essere una struttura dinamica, una struttura in grado di supportare le priorità globali e l'essere dinamico della rete.
Gli operatori telefonici delle telecomunicazioni sottolineano come soltanto essi investono sull'infrastruttura della banda larga. E questo è un problema. Neanche gli over the top, che si sottolinea sono tutti di matrice statunitense, investono sulla nostra struttura a banda larga, ed è questo il problema principale, perché si riescono a ritagliarsi una piccola fetta o una grande fetta di profitti ed è di ricavi, e riescono a sfruttare al meglio i modelli di business creati dal mercato, tutti strutturati in questo momento su contratti, come sappiamo bene, di tipo flat per i consumatori. Questi modelli però sono messi in crisi, diciamo, dalle restrizioni del mercato, dalla concorrenza spietata, dall'aumento del traffico dati sulla banda larga e dai servizi sempre maggiori degli OTT. Come sottolinea il segretario della IQ, Touré, tutti vogliamo sfruttare la banda larga, tutti vogliamo sfruttare i benefici che da essa provengono, ma nessuno vuole investire su di essa. Ed è neanche gli over the top, che comunque sono responsabili, tra virgolette, di aver immesso sulla nostra infrastruttura grandi quantità di servizi e quindi aver prodotto un traffico dati ingente. Ad alimentare sempre di più il dibattito, come diceva poc'anzi Stefano, c'è stata una proposta dell'Etno, associazione degli operatori europei, che il cui scopo è quello proprio di rivendicare e riequilibrare le posizioni delle regole delle telecomunicazioni internazionali. E proprio riprendo ciò che ha detto Stefano, a Dubai la ITU discuterà dal 3 al 14 sul futuro di Internet. Sul futuro di Internet che cosa vuol dire in questo momento? Vogliono, per così dire, mettere mano e quindi revisionare il trattato sulle telecomunicazioni internazionali. Trattato che è stato istituito nel 1988 e che è stato sottoscritto da 178 paesi. Quindi si tratterebbe della prima revisione dopo 24 anni, che coinvolgerà poco meno di 200 paesi, circa, cioè con l'esattezza 193. Ora, se torniamo un attimo indietro e facciamo un passo indietro, ci rendiamo conto come in effetti il contesto sociale e culturale del 1988 è ben diverso da quello a cui siamo abituati noi oggi. Il traffico era solo voce, i cellulari non esistevano, le aziende di telecomunicazione erano per lo più organizzate in monopolio e gli utenti di internet erano circa un centinaio di migliaia. Oggi invece i fruitori della rete siamo 1,8 miliardi e la prospettiva per il 2020 è quella di dei fruitori di internet che raggiungano i 5 miliardi. Capiamo bene che il contesto è completamente mutato e quindi una revisione del trattato è quasi d'obbligo, però non dobbiamo, è un però molto grande, non dobbiamo dimenticare i principi cardine del nostro internet. Internet si è sviluppato ed è cresciuto così velocemente grazie al non intervento e al non collegamento con nessuna autorità governativa o associazione. Robert McDowell, che è il commissario dell'Authority statunitense, per capirci la nostra AGCOM, ha sottolineato come Internet è stato isolato dall'autorità governativa e proprio per questo è diventato il più grande evento della storia contemporanea che la storia contemporanea oggigiorno ci offre. L'Unione Europea si presenterà a questa missione di Dubai e con un solo e unico spirito e grido: la valorizzazione della società dell'informazione a vantaggio di tutti i cittadini e gli utenti di internet, senza dimenticare però le politiche europee, quindi i regolamenti cardine della nostra carta europea. Voglio leggervi proprio il motto con cui l'Unione Europea si presenterà a questa riunione. Nel firmare gli atti finali della Conferenza Mondiale sulle telecomunicazioni internazionali,
Le delegazioni degli Stati membri dell'Unione Europea dichiarano che gli Stati membri dell'Unione applicheranno il regolamento delle telecomunicazioni nel rispetto degli obblighi imposti loro dal trattato che istituisce l'Unione Europea. Questo che sto introducendo è un tema scottante, perché la libertà della rete, ossia oggigiorno la libertà di accedere a una notevole serie di servizi, rischia di diventare una libertà a titolo oneroso. E quindi forse è necessario provare a cercare un compromesso tra gli interessi delle parti coinvolte. Ora, prima di concludere, una mia nota in merito. È giusto forse trovare questo coordinamento, però non dobbiamo dimenticare ciò che è internet, il punto di partenza e non di arrivo, deve essere la consapevolezza che internet non è rivoluzionario perché annulla le distanze, non è rivoluzionario perché mette le persone in rete o perché ti permette di leggere il giornale di casa a Pechino, non è utile perché ti fa chattare con un neozelandese insonne. Internet è rivoluzionario perché è ecumenico, è la rappresentazione visibile della Biblioteca di Babele, un libro che tutti noi stiamo disegnando e scrivendo, quindi uno spazio multidimensionale in cui l'accesso si realizza attraverso canali, quindi banda larga, che conducono via via ad altri canali. E quindi, e concludo con questo, questo spazio che evoca la Biblioteca di Babele non può essere di alcuno perché è la rappresentazione metaforica della libertà di movimento totale. Grazie. Io direi che, visto che abbiamo parlato così intensamente di etno, quasi che fosse insomma l'argomento, ci dobbiamo confrontare con loro. Allora io darei la parola per primo a Daniele, ma facciamo prima proprio la breve introduzione e poi si comincia. Okay. Buongiorno, sono Daniele Rofinella, sono ingegnere in telecomunicazioni, lavoro nelle telecomunicazioni da sempre, ho lavorato qui al Politecnico di Torino, con alcune persone, forse di voi ho avuto anche qualche relazione, ho fatto all'inizio della mia attività attività di ricerca, con grande soddisfazione, poi sono sempre stato in SIP e poi in Telecom e attualmente sono nel gruppo Strategy di Corporate del gruppo Telecom Italia e fra le varie attività diamo un supporto su altre funzioni di Telecom Italia che si occupano di relazioni, di trattati, di regolamentazione. Buongiorno a tutti quanti, io mi chiamo Dino Bortolotto. Sono il presidente di Asso Provider, chiaramente ringrazio l'invito di Stefano che è stato molto gradito. Asso Provider è un'associazione di Internet Service Provider, in Italia ve ne sono due, Asso Provider è quella che raccoglie il numero più numeroso ma di quelli più piccoli. Per noi alcune problematiche sono particolarmente importanti perché abbiamo quel tipo di dimensione dove anche piccole perturbazioni possono portare o alla crescita o alla morte di un sacco di soggetti. Provengo indirettamente anch'io dal mondo STET, ci ho lavorato fino al 97 in una delle controllate, poi ne sono uscito, ho fatto una mia società, sono un ingegnere con laurea in telecomunicazioni anch'io, informatica e telecomunicazioni. Provengo dalla scuola di Padova, dalla facoltà di ingegneria di Padova e in questi anni come Asso Provider ci siamo battuti perché il mercato fosse realmente libero e non artificiosamente libero e il settore delle telecomunicazioni purtroppo è tuttora artificiosamente libero, è oberato di un sacco di norme che impediscono la nascita di nuovi soggetti. Se ci sarà modo ne parlerò e vedremo anche in che modo le proposte di Etno, a nostro modo di vedere, fino a quando magari non ci verranno spiegate meglio, sono assolutamente deleterie. Buongiorno, mi chiamo Marco Ditri, lavoro per C-Web, dove mi occupo di reti, data center, sviluppo, altre cose. C-Web è una società che si occupa di hosting
colocation cloud, quindi noi non siamo strettamente un over the top, ma forniamo l'infrastruttura a chi fornisce i contenuti che i clienti a cui i clienti di Telecom vogliono accedere. Quello che vorrei farvi vedere in una decina di minuti, non di più, è giusto per condividere un attimo lo scenario da cui è nata l'iniziativa Etno, nel senso qual è il razionale e quali sono i termini diciamo corretti e oggettivi di quella che è l'iniziativa che è qui in discussione. Ma io vorrei farvi intanto rubare un po' di attenzione su quello che è la situazione oggi di internet, ecco, ma non l'internet lato utenti o lato diciamo le piccole aziende o medie aziende domestiche, ma il problema dell'interconnessione internazionale di internet e il problema dell'interconnessione ai bordi degli operatori domestici. Oggi credo che sia noto, quindi vado veloce, il grosso di interconnessione è basato su relazioni di peering e di transito. Come sapete, il peering nelle sue varie forme è una interconnessione fra due soggetti di tipo gratuito. Il transito è un servizio che alcuni grandi soggetti carrier internazionali offrono agli altri soggetti per riuscire a dare raggiungibilità piena di internet e quindi dare questa bella diciamo, caratteristica di internet di essere una di poter abilitare comunità mondiali. Ora, quello che sta succedendo, succede questo. Allora, in questa figura ci sono degli oggetti over the top, che però possono anche essere degli aggregatori, dei CDN provider, c'è un termine un po' generico. Ci sono dei telco domestici e ci sono diciamo, dei carrier, dei soggetti che offrono servizio di trasporto. Internet è molto bello, molto aperto, molto piatto, ma in termini di volume, di quantità, il 70-80% di tutto il traffico che entra, ad esempio, nelle reti degli operatori italiani, viene alla fine da 10 o 15 soggetti al mondo. Ora, questi soggetti, che tipicamente sono diciamo, fuori dall'edge della rete, fuori dalla periferia, fanno una cosa che è uno, secondo, non solo secondo noi, ma secondo molti analisti, uno dei problemi. Quando un utente vuol vedere un contenuto, accede a un servizio di un OTT, si innesca uno scarico di traffico, ovviamente, e questo scarico di traffico attraversa una serie di reti. Questo attraversamento delle reti ha modi sani, corretti, e modi invece non corretti, a nostro avviso, di funzionare. È quello che chiamiamo, e che è noto come free riding. Non vi faccio vedere il caso verde, che è evidente. Il caso rosso qual è? Se un flusso di traffico segue questa strada, succede che il traffico che viene da questo soggetto passa dal primo telco o carrier a cui questo soggetto è connesso. Se questo soggetto, come ha una relazione di transito con questo operatore, può essere Deutsche Telekom, con chiunque, Telecom Italia, questo signore, visto che c'è un transito, paga per il servizio, perché i transiti sono a pagamento. Questo traffico fluisce attraverso un peering. Che cos'è il peering? Lo sapete, anzi me lo insegnate voi a me. È una relazione fra due operatori, fra due peer, per scambiarsi il traffico degli utenti direttamente connessi. Perché questo è peering. Quindi se il telco A e B ha una relazione di peering, perché magari questi signori e questi signori vogliono parlare, sono di peer, in realtà su questo peering oggi transita anche questo traffico che viene da remoto. E poi finalmente entra in questo operatore e va all'utente. Succede che questo signore qui paga per un traffico che non è destinato ai suoi clienti finali, paga il transito a questo signore, paga perché deve investire nelle sue strutture, perché questo traffico lo buca, per consegnare al traffico a questo signore. Questo è quello che è noto, non l'abbiamo inventato noi, non è solo in questo caso, si chiama free riding. Ed è un fenomeno pernicioso. Quello che vorrei portarvi come attenzione è un altro fatto. Internet è best effort, ma non è solo best effort. Da tempo e già da adesso, voi sapete che un sacco di comunicazioni su internet non sono best effort, sono trattate a qualità. E non vi stupite. Perché ovviamente best effort vuol dire io consegno i pacchetti al meglio che posso. Vuol dire che senza nessuna garanzia. Così è nato internet, così è ancora oggi. Il punto è che per molti servizi fare il meglio possibile non è sufficiente.
E lo sanno i grossi attori, lo sa Akamai, lo sa Google, lo sanno i grossi player. E quindi cosa chiedono? Chiedono qualità, e lo chiedono mica solo in futuro, lo stanno già chiedendo, l'hanno chiesto già da un po' di tempo. E infatti ci sono delle cosettine nelle reti nazionali e internazionali che si chiamano, ad esempio, Content Delivery Network. Non chiedono qualità. Non chiedono qualità? Con un artificio. No, voi che... Allora, è molto interessante questo, perché se io ho bisogno di un servizio, se io sono il signor Netflix, che vivo campo vendendo film, che è quello che fa, se i film raggiungono me, utente finale, male, quel signore il suo business non lo fa. Lui ha bisogno di qualità. E sono nate le CDN. Il signor Akamai in un anno è passato a un billion in più di revenue. Come ha fatto a farlo, visto che lui non ha clienti finali? Lui vende qualità grazie al suo CDN. Quindi forse non è noto, non è chiaro, forse c'è qualcuno che ha interesse che non sia chiaro, però la qualità è richiesta. Ci sono le CDN, c'è il Web Acceleration, ci sono le ADP, ci sono le content, le Application Delivery Network. Quando noi scarichiamo del software in modo automatico perché non ce ne accorgiamo da Apple, Apple paga soggetti come Akamai per fare gli aggiornamenti automatici, oppure volontari, di tutto il software per il mondo, così Microsoft. Questo servizio costa e Akamai vive con questi soldi. Vive e non paga. Non paga chi fa quel lavoro, questo signore qui, è bucato. EQS, forse non è chiaro, non è la QS la classe 4, la classe 2, è per un servizio di qualità perché è garantito. Ultimo punto, e questo è il punto chiave. I servizi di interconnessione IP tradizionali, cioè quelli che sono oggi vivi, che sono usati dai telco, quindi nostra colpa, cioè di chi faceva queste cose, che sono il peering and transit con best effort, non permettono due cose fondamentali per i telco, che i telco sono società sul mercato, devono rispondere a un consiglio di amministrazione degli azionisti, quindi devono fare profitto e questo ai noi bisogna farlo. Non permettono di gestire il traffico a seconda dei bisogni. Il traffico in internet non è tutto uguale, e lo sapete. Quando io faccio una navigazione web, ho bisogno che le cose mi arrivino in un certo modo. Se vedo un film, diciamo, di quelli da YouTube non a pagamento, mi accontento di una certa qualità. Se voglio un film che magari pago, voglio un'altra qualità. Se voglio fare un gaming online ho bisogno di caratteristiche di latenza di un tipo particolare, e quindi non è affatto vero, e questo è una cosa su cui mi scaldo un pochettino perché essendo tecnico, quando sento gente che dice i bit sono tutti uguali, non sono tutti uguali. Quindi questo è un primo punto. Il secondo punto è il sistema attuale è un problema perché non permette ai telco di fare delle offerte a chi? Ai soggetti che non interessano, non ai clienti finali, agli OTT, di offrire dei servizi a qualità. Questo è il problema, è la fotografia attuale. Il caso Netflix Constance Level 3, un caso scuola. Allora succede questo. Il signor Level 3 e il signor Comcast vivevano fra di loro con una relazione di transit e di peering. Perché? Perché Level 3 aveva una funzione da carrier internazionale anche, il signor Comcast è un operatore con dei clienti finali. Allora c'è un accordo che si chiamava Free on Net, nel senso che il signor Comcast pagava, o avrebbe dovuto pagare, un transito, comunque usava un servizio di transito su Level 3, e Level 3 scaricava i propri contenuti che gli arrivavano da in giro attraverso un free peering a Comcast, e tutto andava benissimo. Compare il signor Netflix, che vende film. Il signor Netflix, che ovviamente Level 3 compete con altri, compete con Akamai e con altri soggetti, che cosa succede? Succede che il signor Netflix sceglie Level 3 come suo fornitore di servizio di connettività. E quindi aumenta molto, smisura il traffico, che arriva su Level 3 e che Level 3 scarica su Comcast. Come? Con il peering. Comcast dice, qui c'è un problema. C'è un problema perché ai miei clienti arriva un'enorme quantità di traffico,
Questo traffico mi entra nella pancia, io devo crescere il dimensionamento della mia rete per servire questo traffico. Quindi questo signore dice questo: senti, sediamoci al tavolo, perché non va più bene che sia free questo traffico, tu ci fai business con questo traffico, parliamone. Questo signore dice di no, le cose vanno avanti, vengono di fronte alle FCC, eccetera, eccetera. La conclusione della storia è che adesso questo signore, con questo signore, ha accettato di passare ad un paid peering, cioè il traffico di questo tipo, cioè quello che arriva dalla CDN, viene pagato a Comcast, e quindi Comcast viene pagato per ricevere questo traffico e darlo ai clienti. Attenzione, ed è quello che dicevo prima, il traffico non è tutto uguale. Il traffico che arriva da questo sono film su cui questo fa business. Il traffico di un signore che va a vedere, a parlare, a fare un peering con un altro, è un traffico diverso. Finisco, abbia pazienza. Io non so se lei ha più autorità dell'FCC americana. Io vi sto informando che la decisione che è stata presa dall'autorità di fronte, dopo dispute in cui i legali e avvocati si sono dannati, ha deciso una cosa. Non l'ho deciso io, non l'ha deciso lei. È una decisione, questi sono fatti. Visto che prima che si diceva, e viene a bomba, la qualità non serve mica. La qualità, chi la chiede? No, la qualità serve ed è chiesta. Questi sono signori che sicuramente non sono dei telco e scrivono, ad esempio, che un ritardo di 2 secondi dà una riduzione di revenue. Google dice questo, questo studio della Baird & Group ci fa capire che 1 secondo di delay dell'interazione sul web ha degli effetti negativi. Il signor Akamai, che non è certo un telco, dice: per riuscire a dare un servizio che non vada nella zona di abbandono, questo qui è cose pubbliche di noi, trovate sulla documentazione agli investor di Akamai, sono tutte, nessun segreto, dice io devo stare in questa zona, tant'è vero, ho così bisogno di dare qualità, altrimenti non vivo, che le CDN, che pure abbiamo citato prima, non bastano. E noi facciamo DSA, nome loro per dire ovviamente il Dynamic Site Acceleration, ed è un servizio che loro quindi si fanno pagare per fare il loro mestiere di trasportare i bit. Queste qui, di nuovo, non sono cose segrete. Sono le offerte che sul sito di Akamai, le proposition che Akamai, come altri soggetti, fa ai poveri e cattivi telco. Dice: signori telco, mi fate entrare nella vostra rete. Mi fate mettere i miei sistemi, che io sono, ce l'ho in periferia, voglio metterli nella vostra rete, a livello di center, oppure a livello metro regional, oppure del last mile, perché la qualità è il suo vivere. Se lui non può dare qualità, non vive. La risposta, ad esempio, di Telecom Italia, non so degli altri telco, è: io sono contento che tu mi vieni a chiedere un servizio, perché io vivo di dare servizi di telecomunicazioni. Però, scusa, non ti faccio mettere i tuoi sistemi in casa mia. Nel mio salotto non ti faccio mettere la tua poltrona. Se vuoi, io ti vendo, ci mettiamo un servizio di trasporto di qualità da qui, dal mio bordo della rete, fino ai miei utenti, che fino a prova contraria sono i miei utenti, non sono i tuoi. E quindi, che cos'è questo? Offerta di delivery con qualità. È complesso, ma è semplicemente questo. Il succo, tornando a bomba, della proposta Edno, è: si chiede in tutte le sedi possibili, inclusa l'ITR, ma sicuramente non è quella l'unica, di ricordarsi o di rendersi conto, perché molta gente non se ne rende neanche conto, che in realtà il delivery con qualità è necessario per permettere lo sviluppo dei business di internet, altrimenti non si sviluppa più. È necessario farlo in modo non obbligatorio, ma in modo negoziale. Infatti uno dei punti cardine della proposta Etno è: non deve essere obbligato, non deve essere il regolatore che lo dice, deve essere su base negoziale. E non dice neanche il tipo di proposta. Dice: oltre al best effort, che deve essere mantenuto e deve essere assolutamente ancora garantito a livello internazionale, come oggi, signori, rimboccatevi le maniche e date un servizio di delivery con qualità per fare questo e per fare il resto. Io avrei finito. Allora chiederei, dando
ai due signori, uno alla mia destra e uno alla mia sinistra, la scelta di chi parla per primo, ma di fare un commento proprio a quanto abbiamo visto fino ad ora. La questione è che gli incumbent tipicamente desiderano essere pagati da un lato dai propri clienti a cui vendono un servizio di accesso alla rete e dall'altro da terze parti che forniscono dei servizi a cui i clienti dei fornitori di accesso vogliono accedere. È interessante perché si tratta di soggetti con caratteristiche economiche molto diverse. Il fatturato delle telco giganteggia rispetto a quello degli over the top. Mi sono messo a fare due conti veloci sulla situazione italiana. Come si inizia a sapere pubblicamente, Telecom Italia ha deciso che dal 31-12 chiuderà praticamente tutti i peering con le altre reti, con quasi tutte le altre reti italiane. Si è sentito di qualche ipotesi di prezzo da parte di Telecom Italia, che ora vorrebbe passare da una situazione di interconnessione senza costi con le altre reti a una situazione in cui le altre reti pagheranno per l'accesso ai propri utenti. Questa è la definizione usata da Telecom, l'accesso ai propri utenti. Parliamo di circa 20 gigabit su tutta Italia, è stata fatta qualche ipotesi di costo, non credo di poterne parlare in pubblico, ma comunque si tratta di cifre relativamente basse, comunque sopra un transito economico, per capirci. Con questi soldi Telecom non ci paga nemmeno i router che deve installare per organizzare questa infrastruttura di interconnessione. Per cui effettivamente di cosa stiamo parlando? Non può essere una questione economica, perché il fatturato degli over the top è una piccola frazione di quello delle telco. Anche spalmando una percentuale significativa dei ricavi di Google, Facebook, Apple, eccetera, su tutte le telco del mondo, si arriva comunque a una quantità di soldi assolutamente trascurabile. Come fa a essere un problema economico? Ma parliamo di qualità. Il caso di Comcast è molto interessante. In quella slide mancava un dettaglio. Comcast aveva due transiti al tempo. Uno era Level 3 e l'altro era Tata. Il transito di Tata era diciamo configurato per essere l'ultima risorsa. Era tenuto volutamente congestionato. Non è una cosa che mi sono inventato io. Con una ricerchina con Google trovate facilmente i grafici che mostravano come per buona parte della giornata queste porte fossero piatte, in modo diciamo da incoraggiare le terze parti a comprare un paid peering direttamente con Comcast per raggiungere i propri clienti. E temo che la stessa cosa la vedremo in Italia. Telecom Italia ha deciso di chiudere le interconnessioni verso buona parte delle altre reti italiane. Però c'è un problema, le interconnessioni di Telecom Italia con il resto del mondo fanno un po' schifo, diciamolo, perché Telecom Italia ha connessioni con Sparkle solo a Milano, per cui il mio traffico, noi abbiamo un data center a Frosinone, passerebbe da Roma, ma in ogni caso tutto il traffico dal centro-sud andrebbe a Milano e ritornerebbe indietro. Non solo, c'è di peggio. Quasi tutti i fornitori di transito più grandi, Tier 1 eccetera, fanno peering con Telecom Italia solo all'estero. Sono molto pochi i fornitori di transito che fanno peering con Sparkle, specificamente in Italia, e molti diciamo che non sono un fornitore plausibile per la maggior parte delle reti. Per cui in questa situazione la maggior parte di questo traffico dovrebbe andare all'estero e per poi ritornare in Italia, come succedeva 15 anni fa, se vi ricordate, prima che ci fosse il mix. Per cui la qualità è un falso problema. Ci sono dei problemi di
di qualità se vengono costruiti. Telecom Italia penalizza di proposito alcuni fornitori di alcuni carrier globali per non permettergli di consegnare il loro traffico in Italia. Cogent è un esempio. A parte l'osservazione che bisognerebbe di nuovo cercare, secondo me, se si vuole fare chiarezza, di rimanere su un tema. Il tema è, mi sembrava di aver capito, si legge da queste parti, e il significato, che cosa vuol dire, qual è l'applicazione, eccetera, le possibili conseguenze del trattato, della proposta in trattato internazionale, che soprattutto parla di interconnessione, appunto come si diceva forse prima, anche, no? A livello fra enti. Quindi, ma non importa, cioè, prima solo annotazione, forse bisognerebbe essere un pochino, stare sul focus, altrimenti è un po' depistante, qui si potrebbe parlare di qualunque altra cosa. Comunque, Telecom Italia vive vendendo i servizi e quindi, e visto che è in un regime di forte competizione, fra l'altro credo che sia abbastanza noto a tutti, se non noto ve lo dico, che sulla rete, le regolamentazioni in Italia è l'inviluppo di tutti gli obblighi di tutte le regolamentazioni europee, cioè il tipo di obblighi di costrizione di chi è deputato a vigilare sulla competizione e a evitare che il cattivo in cambio faccia chissà che cosa, in Italia mette la somma di tutti i possibili vincoli, ma questo è di un altro dettaglio. Allora, Telecom Italia in realtà non è che chiude i peering, lei vuole fare peering e il traffico di tipo che non ha un valore, quindi qui dietro non c'è un free riding, ci mancherebbe, altrimenti perdi clienti, perché se io do un cattivo servizio ai miei clienti, loro vanno dal mio competitor, quindi nessuno vuol fare karakiri. Quindi la maggior parte di queste considerazioni non sono solo scorrette, sarebbero autolesioniste. Cioè Telecom vive, abbiamo detto prima, si è ben consci che la voce è una parte minimale dei servizi e lo sarà sempre di più, il mondo sarà il mondo dei dati, quindi i business, le relazioni di business, le relazioni fra i soggetti devono essere costruite con vantaggio di tutti e soprattutto del cliente finale che deve avere la qualità del suo delivery. E se Telecom Italia, diciamo, facesse, come ha usato un termine un pochino forte che non amo ripetere, dunque le interconnessioni di Telecom Italia, come è abbastanza noto, sono, dal punto di vista diciamo, di andamento medio, si può andare sui siti ben noti a tutti, sono assolutamente comparabili con quelle degli altri soggetti, soprattutto i nostri competitor qua, ma soprattutto quello che voglio dire è che il nostro obiettivo è di migliorarlo. Fossimo anche i primi della classe, e non siamo i primi della classe, vorremmo migliorare, perché noi altrimenti non viviamo. Non siamo un monopolio, da molto tempo non siamo un monopolio. Quindi se i nostri clienti, sia i clienti finali, ma anche gli OTT, ma anche gli altri soggetti, non fossero soddisfatti o diventassero insoddisfatti delle offerte che competitivamente gli facciamo noi, noi li perderemmo. E la mia azienda non mi potrebbe più pagare lo stipendio. E fra l'altro, visto che Telecom Italia è, diciamo, da un buon contributo insomma, allo sviluppo delle comunicazioni in Italia, sarebbe forse uno svantaggio per il Paese. Quindi la maggior parte di questo discorso io mi trovo francamente, non riesco a capire perché se ne parla, mi sembra non tanto centrato sul tema, molte di queste considerazioni non sono corrette e sarebbero autolesioniste. Allora, le richieste di Etno suscitano diverse perplessità e cercherò di rimanere nel tema. Allora, la radice della proposta di Etno qual è? Noi operatori incumbent o ex monopolisti abbiamo dei problemi di guadagno, di profittabilità delle nostre aziende. E beh, già qui incominciano le cose che non suonano bene. Le telco europee, quelle iscritte ad Etno, nel 2011 erogano 20 miliardi di euro in dividendi. Ora, non mi risulta che un soggetto che abbia problemi di profittabilità distribuisca a mani basse dividendi. Quindi già la prima motivazione con cui abbiamo bisogno di fare queste cose, perché se no non siamo profittevoli, viene a cadere. Rimango sempre nello stesso tema di carattere economico, di natura macroeconomica. Riprendo esattamente quello che ha detto Marco. Allora, se voi prendete il fatturato di tutte le telco mondiali,
e poi prendete il fatturato di tutti gli OTT mondiali, scoprite che questo è un decimo. Vuol dire che, fatto 100 il fatturato delle telco, il fatturato mondiale degli OTT è 10. Facciamo un piccolo esercizio. Immaginate di aumentare del 20% i costi degli OTT. Il 20% dei costi degli OTT e che questo 20% venga versato integralmente alle telco. Si traduce in un incremento del solo 2% del fatturato delle telco. Quindi, come vedete, ci sono svariati motivi di carattere macroeconomico che portano a dubitare del fatto che si tratti di affermazioni che hanno una valenza accettabile da chi non abbia, per così dire, la mortadella sugli occhi. E questo è un primo aspetto. Secondo aspetto, entriamo nel merito di che cosa ritiene Etno e quindi gli ex monopolisti ritengano necessario per realizzare l'obiettivo primario, cioè tornare profittevoli o rimanere profittevoli. Loro dicono che all'origine della profittabilità ci devono mettere la quality of service, famosa QOS, perché dicono... interrompo un attimo per fare una piccola chiosa, sempre riprendendo quello che ha detto Marco. Le telco si fanno pagare per l'accesso dall'utente finale e poi vorrebbero farsi pagare dal soggetto che eroga il servizio. Vi rammento che in internet i servizi sono end-to-end, vuol dire che per erogare un servizio devi essere un utente finale. Devi essere un utente finale e quindi devi aver pagato un altro operatore di accesso da qualche altra parte del mondo. Già questo in termini logici e tecnici mi lascia molto perplesso, ma voglio seguire il ragionamento delle telco e mi domando, ma come decidete, visto che io sono l'utente del trasporto dell'operatore A e lui è l'utente dell'operatore B, e io e lui ci passiamo delle informazioni. Per certi versi io sarò servizio per lui e per altri versi lui sarà servizio di me. Cosa facciamo? Io pago lui, lui paga me e tutti e due paghiamo voi? Fateci capire. Lo dico subito. Se voi siete due utenti come lei o lei e me, voi non pagate di queste cose, perché voi non siete dei soggetti OTT. Fermi. Cioè no, e questo punto deve essere chiaro. No, se non si fa chiarezza No. Allora facciamola la chiarezza. No, allora, spiegatemi qual è il criterio, uno diventa soggetto che deve sganciare dell'altro. Allora, è semplice. Se lei è un cliente finale che si collega e diciamo come io, come lei, immagino, io sono un cliente Telecom Italia, non si sorprenderà, lei non lo so, io pago io sono cliente me stesso, fortunatamente. Ecco, forse magari non so problemi. Come cliente finale pago l'accesso, cioè pago quella tratta, diciamo, di oneri che il telco, in questo caso Telecom Italia, ma forse un competitor, forse un altro, è uguale, per darmi l'accesso. Accesso dei servizi. Se faccio telefonate, pago le telefonate. Se mi abbono all'IPTV, pago l'IPTV, che sono dei servizi. Quindi l'accesso è una cosa distinta dai servizi. Se io sono il signor, lo diciamo di nuovo questo nome, l'abbiamo detto due volte, ma sono sempre loro, ai noi, Google, no. Se io sono, ecco, il signor Google non è un accesso, no, è troppo semplice. Scusi, la cazzata è non capire questa differenza, no. Perché se io uso il servizio postale... Glielo dico, certo, ma certo ci mancherebbe. Ma lei si paragona al signor Google? Lui già dico, lei non è il signor Google. No, ma vedi, io non... Il punto è quello. No, fermo. Posso dire, scusate. Allora, io vorrei, signor Google, io potessi sedermi al tavolo, vicino c'è il mio competitor telco, io vengo da lei con un'offerta, perché se lei ha bisogno dei miei servizi, allora, e lei ne ha bisogno, io gli faccio... migliore della sua, lei viene da me. Allora, e il mercato dice chi vince. Posso cercare di vedere, di chiarire. Allora, credo che ci sia un fraintendimento tra come intendiamo noi internet e come le intende lei. Vediamo se
magari è sbagliata la nostra, magari è la sua, magari tutti e due. Magari sono internet diverse, questo poi se ho tempo cerco. Allora, quando io compro, quando un utente compra un accesso ad internet, compra uno strumento di trasporto che non ha vincoli di destinazione, perché vuol dire che posso raggiungere uno qualsiasi degli IP address, 2 alla 32, e una qualsiasi delle 65.535 porte. Su questo concordiamo? Pago un accesso. Io lo pago come utente sull'operatore A, lei lo paga sull'operatore B. Io faccio dei servizi per lei e lei può farne per me. Lei concorda che chi paga l'accesso automaticamente non va solo su Google, può mettersi lì e mettere un suo mail server a disposizione dei suoi amici. Lei mi sta dicendo che quindi il tipo di traffico che passa e il tipo di requisiti che questo traffico ha ovviamente dipende da che cosa io ci faccio col mio tipo d'accesso, perché gli accessi non sono tutti uguali. Questa relazione, lei ha parlato di gigabit ed ha ragione. Chi scarica gigabyte, cioè una quantità di traffico superiore a tutto traffico voce, non è come lei. Semplicemente perché... Se no mi dici che vendi una intranet, non che vendi intranet. Remo, aspetta. Fai pubblicità, Remo, no, chiariamolo. Vendi internet, vendi internet. No, io glielo vendo e... Io l'accesso, come chiedo lui, tutti gli... io glielo do, e ci mancherebbe che glielo do, è nel contratto di servizio, ma ci mancherebbe, sto dicendo, infatti assolutamente, e non c'è la minima menzione di questo, c'è qualcuno, non si parla mai di bloccare, di ridurre, di contrastare il bestefo, si dice di aggiungere un servizio che non c'è. Lasciami finire. Ma questo è chiave, perché se non si capisce questo, capisce, se si vuole strumentalizzare questo fatto che... Stiamo parlando della proposta Etno, che la proposta Etno è un'aggiunta, una richiesta di aggiungere un servizio che oggi non c'è, che si chiama di QoS a livello generalizzato, che deve essere negoziato, allora si parla di un'altra cosa. Il problema sta tutto qua, cioè nel fatto che per noi internet tutti quanti sono utenti, compreso Google, perché io e lei... abbiamo comprato un accesso entrambi da due parti opposte del mondo, abbiamo pagato per avere un servizio che non ha dei requisiti fissi, proprio perché non ha un percorso statico predeterminato di raggiungimento, non ha delle tempistiche predeterminate contrattualmente di raggiungimento, non ha nemmeno dei vincoli in capo a me e in capo a lei, quando siamo entrambi utenti finali, su qual è la profilazione del flusso utilizzato. Della serie qualcuno mi dice, dammi 20 euro al mese e ti do un accesso a un megabit. Quando ce n'è vai a un megabit, quando non ce n'è, che ne so, vai a 50 kilobit, faccio un'ipotesi. Dopodiché io, con quel megabit e con quelle condizioni, posso mettere su un servizio, mi posso far pagare da chiunque sta dall'altra parte del mondo, a lei che mi ha venduto questo accesso non gliene deve fregare niente se io ci faccio i miliardi o se invece faccio beneficenza oppure non faccio assolutamente niente. Okay? Così, su questo ha totalmente ragione. La piccola differenza che si fa finta di non ricordare, ma non credo che, cioè, immagino che sia sotto il problema di ricordarlo, è una piccola cosa che si chiama volumi. Attenzione, se lei raddoppia a casa sua il traffico che genera, probabilmente l'impatto, diciamo, degli interventi che il suo fornitore o un altro deve fare sono di un certo tipo. Come le ho ricordato all'inizio, evidentemente, non so, forse si è dimenticato, stiamo parlando non del traffico che viene da utente, ma che il 70-80% di tutto il traffico che continuamente cresce col 30% l'anno, e non lo diciamo noi, attenzione, viene da 10 soggetti, e questi 10 soggetti, nessuno di questi soggetti, che fra l'altro come dice lei sono distante, nessuno di questi soggetti è come lei. No, allora, e quando questi soggetti, quando quei signori là, quando ora ha dovuto... diciamo era intasata, perché se poi il traffico che viene da quelli aumenta e i telco o i carri non fanno niente, il suo traffico da piccolo... scusi, mi lasci dire questo perché è importante, mi lasci dire una cosa, il Piri è gratuito,
il transito paga chi riceve, Cribbio, insomma, è il contrario, non è che non pagano. Allora, il punto chiave è quest'altro, per favore. Se un telco deve continuare a garantire servizio al piccolo, al medio, all'università, a chiunque... Guardi che il traffico... Me lo faccia dire... Allora, deve garantire che il suo traffico non viene intasato da quello che arriva da altri. Le reti sono complicate, mica solo la telefonia andava occupata. Quando io telefono e suono occupato, quello è occupato, la gente non è contenta. Allora, facciamo una cosa, posso aggiungere altri due dati? Finisco la frase, abbia pazienza. Se la qualità generale della rete va a scatafascio, chi ci rimette di più? I piccoli. Allora, possiamo fare. Allora, vi do due dati semplicissimi che danno la dimensione del problema. Voi sapete quanto costa il traffico in un punto di peering? Allora, un gigabit costa 1000 euro. Siamo a 1 euro megabit secondo mese. Sapete quanto costa la rete di accesso? Il peering è gratuito. Secondo il è gratuito, l'ho detto prima. Se si parla di pet peering è un altro discorso. Il peering è gratuito. Non è inutile che divaghi. No, ma non è divagare. Allora, se dice che costa un tot, il costo le dico della rete di accesso è 200 euro megabit mese. Quindi, quando Telecom si fa pagare per l'accesso, il costo dell'accesso, quello che viene praticato agli internet service provider che devono comprare l'accesso, perché ricordiamoci, forse non è monopolista, ma di sicuro è un incumbent, cioè è un signore dotato di notevole forza di mercato, ed è per questo che è soggetto a regolamentazione, mica perché ci siamo svegliati male una mattina. L'offerta di riferimento quota il megabit mese, dove la quotazione la ricavate andando a prendere il traffico garantito, perché se non prendete il traffico garantito non capite da dove vengano fuori questi euro, e scoprite che il costo dell'interconnessione a livello internazionale, cioè trasferire il traffico, che ne so, da Milano o da Padova o da Roma fino a Londra, all'Inx di Londra, costa 1 euro per ogni megabit mese. Mentre se voi trasferite da un utente all'altro su Padova, su Roma, su qualsiasi altra città italiana, il megabit costa 200 euro. Quindi questo è un altro elemento che vi fa capire come stiamo parlando di valori economici che sono enormi. È così, dati, e lei mi contesti con i dati. Allora, io abbia pazienza, però le sto dicendo, se parliamo delle stesse cose non continuiamo a scambiare le carte in tavola. No, il peering è gratuito, non l'ho inventato io, lo leggo da qualche parte, vado su web e lo cerca. No, lei mi sta dicendo che il suo problema è far giungere dagli Stati Uniti Google che passa attraverso il peering che lei ha con Google. Oh, ma scusi, io le sto dicendo che il signor Coget, quando aveva il traffico che arriva da quello, non ce la faceva più, e se bisogna cambiare i dimensionamenti, questo ha un costo e bisogna investire. Ma non stiamo parlando del caghericchio, stiamo parlando di grossi flussi. Questo trattato ITR se ne frega talmente delle piccole cose, ovviamente, nel senso che questo qui è coperto... Ma voi avete incominciato dalle piccole cose, avete tolto il peering con i piccoli, ma guarda che caso, siete interessati ai grandi sistemi e la prima cosa che fate è togliere il peering sui piccoli? Sorprendente come criterio. Ma noi non togliamo il peering ai piccoli, noi diamo... L'avete già fatto? Noi diciamo... Dichiarazione al 31/12/2012. È chiaro che ora siamo entrati in tutto un dibattito che riguarda, diciamo... il lato economico, che ovviamente è importante, ecco, diciamo, è un po', sì, però a me piacerebbe che si centrasse anche un po' il dibattito, ora senza attaccarsi l'un con l'altro così violentemente, sul criterio della quality of service, perché e su quello e viene anche contestato dal popolo di internet, che sostiene che la quality of service non si può raggiungere con la rete best effort che abbiamo. Che poi ci siano degli strumenti o delle pratiche specifiche realizzate da determinate aziende per determinata clientela, ma diciamo l'internet e anche i principi stessi della rete, diciamo, hanno la quality of service è uno dei grossi
argomenti che sono stati più o meno contestati. Per cui possiamo costruire, perché lei ci ha già detto di quali sono casi di qualità garantita o servizi di un certo tipo, e non entriamo nella definizione stretta di quality of service. Diciamo, io vorrei che in questo, almeno per un po', cerchiamo di limitare questa cosa senza ricominciare a spararsi addosso perché il peering costa tot o roba di questo genere. Okay. Chi è che di voi due vuol dire qualcosa, o anche dal pubblico? Anzi, apriamo pure iscrizioni dal pubblico. Allora, cercherò di stare sull'argomento QoS. Allora, per me QoS è quella che viene contrattata ai due estremi della comunicazione. È chiaro, è noto in tutte le salse, in tutte le sorgenti e le fonti di internet, che i protocolli attualmente in uso non sono in grado di garantire la QoS. Su questo siamo d'accordo, giusto? Nel senso che noi abbiamo che la CPE dell'utente non può determinare qual è il traffico che gli entrerà. Siamo d'accordo che per fare la QoS sono necessari due accessi distinti? Detto in altri termini, se uno volesse veramente realizzare la QoS che fosse vera, dovrebbe mettersi in una connettività che fosse diversa da quella che è utilizzata dall'internet best effort. Perché? Perché non ci sarebbe modo. È come dire che io ho una casa con un portone e un viottoletto d'ingresso. Quando la gente si mette in fila su quel viottoletto, quello di Federal Express che mi deve consegnare il pacco, se io non ho un'entrata di servizio, sta ad aspettare che tutti quelli che sono davanti a lui siano entrati. Questo significa che quando anche qualcuno avesse pagato per consegnarmi in modo espresso qualcosa, siccome io non sono attrezzato per ricevere in modalità con qualità, io non riceverò con qualità. Detto in altri termini anche, la rete che fa la QoS deve essere distinta dalla rete che fa il best effort, cioè best effort e QoS sono incompatibili nella medesima rete, nel senso che basta il best effort è fatto con una pluralità di soggetti che fanno trasporto, cioè due soggetti che vogliono comunicare tra di loro, utilizzano una catena lunga a piacere, non predeterminata, dinamicamente variabile all'interno della stessa comunicazione, di soggetti di trasporto. Non siamo in presenza di un servizio simil postale o simil telefonico, dove il percorso di interconnessione tra i due utenti finali è staticamente determinato e rimane tale quale durante tutta la comunicazione. Quindi, se la QoS all'interno della rete di un solo soggetto di trasporto è una cosa fattibile con difficoltà, e devo arrivare fino alla fine, quando i soggetti che fanno il trasporto sono due e fanno interconnessione, il problema si complica, ma è ancora affrontabile. Quando il trasporto presuppone tre o più soggetti che collaborano tra di loro per realizzare la consegna dal punto A al punto B, vuol dire che tutti gli elementi che vengono coinvolti, che possono essere 3, 5, 10, 7, 50, devono essere tutti e quanti uniformemente adeguati alla stessa tecnologia di QoS. Basta un solo elemento della catena trasmissiva che non rispetti la QoS e la QoS non ci sarà più tra i due utenti finali. E detto in altri termini ancora, se io devo consegnare o devo ricevere con qualità, secondo voi pago per questa consegna di qualità se non ho la certezza che verrà consegnata con qualità? Il problema è che in un sistema basato su come sono organizzati oggi i sistemi di internet, non è in grado di garantire questa certezza. Di conseguenza, la QoS deve necessariamente portarsi su una rete che è necessariamente diversa
altra, poi per carità può ancora utilizzare il TCP/IP, può ancora usare lo spazio di indirizzamento IP, ma deve essere necessariamente formata con apparati diversi, connettività diversa. Solo è un aspetto, non è così. Cioè, probabilmente si sta parlando, usando lo stesso termine per cose diverse. Voi lo sapete che oggi tutti i telco, compreso di Rimane, danno servizi con qualità. Noi abbiamo alcuni clienti che si chiamano banche. Noi diamo una cosa che si chiama circuito. No, ci sono i VP. Io abbia pazienza, io non l'ho rotta, la conosco piuttosto bene. C'è un punto chiave. Noi stiamo parlando di qualità, allora. Credo che non so se la sede per Antonio possiamo farlo a piacere, ma forse non, ci allontaniamo un po' il tempo se è necessario. Parliamo di quello che serve, perché è quello che poi gli utenti vogliono, che è più quality experience, che è collegato a una cosa che si chiama QS, che ha tante declinazioni. Oggi, per dare qualità su traffico internet, IP, allora ci sono dei soggetti, ma non oggi, ieri, l'altro ieri, che pagano soldoni a soggetti che sono carrier, telco, e questi pacchetti, che poi sono pacchetti P, ad esempio nella rete di spacco, mica viaggiano su un'altra rete o su delle cose meravigliose, viaggiano sugli stessi router. Allora, lei lo conosce bene, quindi io non voglio dirle le cose che non sono note, perché sono note. Allora, esistono le VPN, ma non parliamo di VPN, parliamo dal punto di vista, lei prima parlava di approccio macroeconomico. Bene, allora, ripeto, la qualità, se lei mi contesta che la qualità, come ha detto, che non è fattibile, che non si può fare sulla rete attuale, ha detto che non si può fare la qualità sulla rete attuale. Non si può dare a un utente finale la garanzia della qualità mantenendo un unico accesso che porti per Stafford e ecco. No, non è vero, non è vero, questo è falso e io devo dirvelo perché... Glielo dimostro subito. Abbiate la compiacenza di seguirmi un secondo. Ma se ci sono signori che vivono, no, abbia pazienza, che vivono e che danno, e performance matter, non l'ho scritto io, l'ha scritto, e neanche un telco, lo ha scritto il signor Akamai, dice performance matter, latency, govern throughput. E quindi loro dicono, io che sono Akamai, ovviamente loro dicono siamo bravi, con le nostre soluzioni, con la nostra rete, diamo queste prestazioni, questi sono parametri di qualità, Cioè la QS sono 4-5 parametri tecnici, sono questi. Questi dicono, noi diamo questa qualità, gli altri no, quindi dicono ai loro clienti, venite da noi, e i clienti li hanno. Ma questi signori mica hanno una rete strana, usano internet, il traffico... Io lo so benissimo, lo SLA è l'accordo fra... Lo SLA, ma dietro lo SLA c'è qualcuno che si impegna a dare qualità. Grazie, ci vado volentieri, ma è simpatico. Mi accaloro, ma come diceva lui, c'è un discorso personale che è senerissimo. È un discorso di... Personalmente, io guardi la perdono, non c'è nessun problema. Quindi come se non avessi sentito, se dà soddisfazione ripeta pure, se vuoi un po' di termini li ho io anche in piemontese ma non li uso, ovviamente. Per favore, non depistiamo di nuovo, lo SLA chiaramente è una cosa, la qualità è una, ma senza qualità lo SLA non si fa, ci vuole la qualità. Io stavo dicendo che il collega dice che la qualità su internet non si può dare, io vi dico che c'è gente che vive dando qualità su internet e non siamo solo noi. Dico che invece anche Telecom, sulla stessa linea che io a casa mia, il servizio IPTV lo vedo bene. Lei ha detto che c'è una CIA. No, io. Allora, abbia pazienza, possono anche averne 5 di virtual channel. La rete è la stessa. La rete è internet, i router sono quelli, sono configurati diversi. Mente. Quindi la frase su cui io mi scaldavo formalmente un po'. È che non è vero, perché non sono macchine diverse, sono gli stessi router di Cisco, di Juniper, di questi altri signori, da cui passano tutti i pacchetti, e voi lo sapete bene. Quindi, visto che lo sapete, ditelo. No, ma chi se ne frega? Ma sta scherzando? Il fatto che usi Cisco per fare una
No, ma lui, scusi, abbia pazienza, è stato detto che non è possibile sulla stessa strada far passare qualità diverse. Non è vero, non è vero. Scusate, allora, mi pare... Possiamo? Allora. Scusate, vorrei provare a ricapitolare, perché mi pare che buona parte del problema sia causato dal fatto che Telecom, non so perché, usa il termine QS, ma non solo lui, generalmente, per indicare non quello che di solito intendiamo tra tecnici, cioè una serie di bit nei pacchetti IP, ma un concetto più generale di fornire un servizio con certe caratteristiche. Effettivamente, per fornire un servizio appunto di qualità all'utilizzatore finale, ci sono due modi. O si possono mettere certi bit nei pacchetti, però questa è una strada che non si fa mai per motivi economici, è complicato, non ne vale la pena, oppure c'è un altro modo che è quello che appunto sta facendo Telecom. Si evita di fare riempire i circuiti. Io l'ho vista così. Io l'ho capita così. Sarà colpa mia, va bene. Allora, ok, poi me lo rispiegherà. Comunque, per fornire un servizio di qualità all'utente finale, bisogna evitare la congestione. Fino ad ora ha funzionato benone, però. Benone, bisogna stare attenti e se non si prova di rimedio, il benone diventerà malissimo e tutti ne soffriranno, per primi piccoli, perché non è benone. Beh, allora, per prima cosa contesto che sia tutto il mondo dei fornitori d'accesso che segue questa linea, perché di fuori di Etno, che è il club degli incumbent, non c'è tutta questa voglia di cambiare il funzionamento di internet. Beh, comunque prego. No, si può, no, infatti dicevo giustamente, al di fuori, dunque i telco, diciamo, in Etno c'è un buon numero, non c'è solo l'associazione Etno che dice queste cose, sarà interessante dare un'occhiata, ad esempio in questa sede, che era, ritorniamo a bomba sul discorso all'ITR, in queste cose di tu, che aria tira, cosa dicono i paesi emergenti, cosa dice l'Africa, cosa dice l'Asia. Cosa dice la Cina, ma per motivi forse un po' diversi, se mi permette. Io non vorrei... Sì, ma sono paesi che hanno bisogno. No, hanno bisogno. Cioè, è facile dire noi vogliamo stare meglio e c'è altra gente che sta ancora peggio. E invece peccato che gli OTT dove sono? Sono in Cina. Sono in USA. Posso riprovare a prendere... Vorrei far notare una cosa, che la QAS di cui parla lei, Akamai la ottiene, lei concorda perché è la cosa che le dà fastidio, ferma, mi lasci finire, se no non hai neanche capito dove voglio andare a parare. Eh sì, ma infatti se finisco glielo dico. A lei dà fastidio che Akamai si metta sulla sua rete, giusto? Sa perché Akamai o i Content Delivery Network si mettono sulla sua rete? Perché vogliono accorciare il percorso topologico tra il contenuto e l'utente finale, cioè della serie. Ci sono due modi, ci sono? Sono d'accordo. Perfetto, allora, ma meno male che su un punto convergiamo. Siamo d'accordo anche su questo. Allora, quindi, esiste un modo di fare QoS che è per così dire legata alla gestione dell'interconnessione di tutti i soggetti coinvolti, e c'è un altro modo che dice facciamo in modo che la catena dei trasportatori diventi la più corta possibile. Quindi se io voglio dare contenuto agli utenti di Telecom Italia non mi metto negli Stati Uniti, prendo i miei server, li porto nella server farm di Telecom, poi per i fatti miei porto i contenuti fino alla server farm e da lì raggiungo gli utenti. I 12,2 millisecondi, ok, non so, 1,6 millisecondi, si raggiungono, tra altre cose,
voglio dire, se c'è di mezzo una normalissima ADSL è praticamente impossibile scendere sotto certi valori. Quindi, ma solo per dire che, quindi non stiamo parlando della... Certo, se invece di fare le ADSL passando per il livello ATM si passa per il livello Ethernet, certo si può scendere, ok? Altra cosa, giusto perché non si eviti l'argomento, quando io parlo di canali distinti intendo canali layer 2 distinti, ok? Perché cosa intendo per canali layer 2 distinti? Intendo la vecchissima CDN. Una volta CDN non voleva dire Content Delivery Network, ma voleva dire circuito diretto numerico. Sono così vecchio che le ho... Erano 64 kilobit che costavano un occhio dalla testa. E con l'altro dovevi guardare. Un pochino siamo migliorati, ma non certo grazie... No, non divaghiamo, quindi possiamo raggiungere un altro punto su cui concordiamo, che sono necessari canali a dimensionamento fisso distinti. Allora, lei ha lavorato con l'ATM? Allora si ricorderà come si ottiene il throughput fisso? L'ATM, che no, è una risposta... È interessante l'ATM perché è una tecnica su cui ovviamente abbiamo, come Xelt abbiamo pure qualche brevettino, quindi ci ho lavorato personalmente. No, devo dire una cosa, l'ATM, peccato che è stato, io dico con rammarico, non lo so, come tecnico mi permette di dire con rammarico, l'IP lo ha fatto secco l'ATM, cioè l'ATM non esiste più perché l'impostazione ATM era circuit based, garantito, consegnazione IP, non è così e non lo dico solo io, ovviamente lo si sa. E infatti per ottenerlo è necessario mettere un layer 2 distinto, perché se voi non mettete un layer 2 distinto, il best effort si mangia qualsiasi possibilità di consegnare traffico con qualità. Cioè della serie, non si può bere e fischiare contemporaneamente, o delle due l'una, da un punto di vista prettamente tecnico. So. Mi consenta l'ultima replica, un'informativa. Che la qualità ci abbia tante cose, credo che sia chiaro. Alcuni parametri, per esempio c'è un parametrino, io non so se voi o figli o parenti, l'ho citato prima, giocano, fanno gaming online. Nel gaming online non è tanto importante la quantità di pacchetti che viene data o diciamo la correttezza di un'alta per te. Serve un'altra cosa. Serve che i pacchetti, soprattutto quelli che vanno su, quando io clicco per sparare, vadano su velocemente. Quindi quel tipo di servizio, che è un servizio su cui c'è gente interessata, viene dato, anche Telco come altri, fa delle soluzioni tecniche che non sono quelle a cui accennava lei, che sono diverse, e ci sono offerte commerciali, se voi prendete l'Internet Game, dietro c'è una soluzione tecnica che non è basata su quello, che permette a chi gioca di avere delle performance, anche se vanno sui server in Germania, buoni. No, voglio dire... Io dico una cosa sola, ogni problema ha una soluzione tecnica. Io dico che ogni problema ha una soluzione tecnica. Lei sta trascurando un elemento fondamentale. Vede, il problema è che nelle comunicazioni esistono due canali, quello di TX e quello di RX. Sa qual è la differenza fondamentale tra i due? Che mentre nel canale di TX io ricevente non sono in grado di sapere né di impedire l'arrivo, tanto è vero che in internet esiste il denial of service, nel canale invece di transmit, ok, sono io che decido che cosa far andare avanti per primo. Quindi la soluzione tecnica di cui lei parla, sa che cos'è? Significa che io che sono l'attore che preme, faccio in modo che qualsiasi altra cosa venga tenuta lì ferma finché passano quei pacchetti. Poi le aggiungo un'altra cosa che forse le suonerà strana, la differenza che esiste tra i pacchetti UDP e le connessioni TCP. Abbia pazienza. No, fermo. Io sono 20 anni che lavoro anch'io di progettazione. Che cazzo vuol dire? Allora,
break. Cos'è? Lei ha il verbo e noi no. Io le continuo a parlare di fatti tecnici specifici e lei continuamente divaga. Allora, fermi tutti, datemi. Ma io non divago, io la riporto sul merito. Al conduttore, un momento, basta. Allora, a questo punto, visto che il tempo che ci rimane comincia a essere abbastanza poco, io vorrei arrivare a una riflessione, cioè chiaramente su questo discorso che è portato avanti da Etno, su questa definizione del quality of service non siamo d'accordo e diciamo che sia raggiungibile attraverso poi questi trattati di cui stiamo parlando. Non voglio riaprire su questo, perché c'è l'altro punto sul quale c'è stata anche una grande discussione, che è quell'altro punto che, rispettando il principio che send in party network pays, che è anche un'altra cosa che è stata contestata, diciamo, perché è una cosa che, detta così brutalmente, riporta i criteri della telefonia, quindi ci riporta indietro, insomma, un po' anche storicamente, se vogliamo dire. Però anche questo è accennato in fondo a quella modifica all'articolo, un po' di striscio, diciamo così. E probabilmente, lei ci può dare qualche indicazione, no? Perché si capisce, insomma, allora l'ITU vogliono proporre un registro dei numeri IP gestito da loro, dove poi ripristinano i country code dei telefoni, insomma, che è una roba assolutamente inconcepibile. C'è stata una storia, no? Che forse le avete lette, perché i 12 chapter europei. Sì, e sì, Etno ha risposto e più o meno ciascuno ha ripetuto i propri punti di vista. Etno da una parte dicendo che siamo noi che dobbiamo cambiare idea, mentre noi abbiamo detto che Etno dovrebbe cambiare idea. E poi, sempre un po' una proposta e un commento che viene fatto abbastanza estensivamente, devo dire, anche dalla Commissione europea, che sta esaminando questi discorsi, cioè che necessità c'è di ricorrere a un trattato intergovernativo per introdurre determinate cose che poi devono anche essere trattate fra diciamo i partecipanti attivi del mercato stesso, ecco, diciamo. Quindi questo è un po' un criterio generale, per cui alla fine c'è tutta una serie di country che auspicano che comunque questi cambiamenti degli articoli del trattato ITR non vengano approvati. Ma anche se non venissero approvati, diciamo, il problema sul tappeto di questi scontri, diciamo, fra gli attori principali del mercato, è chiaro che deve andare avanti. E deve andare avanti con degli accordi che poi verranno raggiunti in varie sedi e dove il mercato è il mercato. Dico, per cui, se per caso supponiamo solo gli operatori collegati a Etno facessero determinate scelte, poi ci sono i concorrenti magari da un'altra parte che allora vi mettono fuori mercato. Quindi queste cose vanno capite chiaramente, ecco. Quindi a me piacerebbe che una brevissima spiegazione di questo accenno al momento, il criterio del chi manda paga, insomma, e poi arrivare prima della chiusura a una specie di diciamo sommario di come ci siamo trovati e dove non siamo d'accordo, perché non siamo d'accordo, ecco, come... sì. No. Comunque le tappe che ci sono di fronte sono queste: prima metà di dicembre ITU a Dubai,
e quindi la decisione di cosa verrà eventualmente cambiato in quel famoso trattato internazionale dell'88, a maggio dell'anno prossimo, invece, presso ITU, ora esattamente come si chiama l'evento non me lo ricordo, ma insomma ci sarà anche tutto un discorso proprio di trattative su argomenti simili. Quindi la cosa, e poi ho visto qualcuno che già cita anche un'altra data sempre collegata alle Nazioni Unite, all'ITU, che è del 2015. Insomma, quindi la cosa è calda e continuerà ad essere calda, per cui io ritengo che sia certamente molto interessante avere organizzato un dibattito di questo tipo, e lo proseguiremo nel futuro perché gli argomenti ci sono, chiaramente. Allora, se un accenno a quella famosa statement che dicevo prima. Grazie. Ma intanto mi permetta subito di partire dalla, di associarmi a quell'ultima cosa che ha detto, cioè io personalmente, non solo come azienda, sono convinto che più si parla di queste cose, più ci si confronta, più si evita l'effetto "ma tanto è sempre stato così, sì sì, ma non vi preoccupate, andiamo avanti", meglio è per tutta l'industria, perché quando c'è chiarezza tutti i soggetti devono giocare a carte il più scoperte possibile, devono contrattare magari con difficoltà fra di loro su cosa è meglio, e l'unica via per riuscire ad andare avanti quando i giochi si fanno duri, perché finché, ovviamente, questo è noto anche il signore che è molto, che ci fa piacere perché partecipa in modo veemente. Sì, no, ecco, no, finché le cose, finché il traffico, diciamo, un certo tipo di traffico, in questo caso l'IP, diciamo, era una quota marginale e quindi non implicava direttamente grossi costi, grossi impatti, va tutto bene, madama la marchesa, c'è il resto, c'è le telefonate che pagano, c'è il canone, evviva tutti. Peccato che quando, ripeto, il traffico diventa la parte più incertante e tutto il business di lì sopra, le condizioni cambiano. Chi non fa finta di non voler vedere, o rimane accanto al passato perché ha poca visibilità, oppure è disonesto, oppure è disonesto. Comunque. Ok. Io adesso dicevo che quindi è importante parlarsi, è importante capirsi, e io dico cambiamo il mestiere, e nel senso che se la gente va al tavolo e negozia, e parli in modo onesto, senza nessuno che obblighi nulla, senza un obblighi, ma allora, come l'Occidente da un po' di tempo dice, indipendente dalle convinzioni personali, che con la negoziazione le cose migliorano. Comunque, per rispondere subito alle sue domande. Dunque, prima un accenno, ma su questo dedico pochissimo tempo, le proposte etno, torniamo a bomba sulle proposte etno, non dicono la soluzione tecnica e non pretendono assolutamente di conoscerla, quale sia la precisa soluzione tecnica per dare quello che chiamano quality delivery, assolutamente. Dicono un'altra cosa, vogliamo che non sia impedito di fare offerte ai punti di interconnessione, oltre al best effort, di servizi con qualità, e poi lasciamo ai soggetti di fare le proposte. La qualità in salita non serve, serve in discesa, io lo faccio perché i cinesini che me li portano i pacchetti, io sono bravo, uso un router, ne devo usare 5, è irrilevante. Questo lo decidono l'industria, lo decidono i costruttori, lo decidono i tech, lo decidono i clienti, è un'altra cosa. Le righe etno non fanno assolutamente cenno a nessun particolare meccanismo per dare la QS, dicono una cosa semplice, signori, attenzione, per far continuare lo sviluppo di internet che serve a tutti, come ci ricordava in apertura la collega, visto che internet ci fa bene a tutti, fa bene alla comunità, bisogna continuare a svilupparlo, e in un punto critico, per continuare a svilupparlo, guardate che il best effort non basta più, punto. Fermo. La prima figura, la prima figura, la certo. Tutto vedere che anche se io con Meul non ho un rapporto
passa dal mio vicino, ero buca, adesso come sono fatto a intervenire, ho capito, no, era nella prima slide, glielo rispiego quanto basta, devi chiedere per cosa impedisce di andare buco, glielo spiegato alla prima slide, era scritto chiaro, ci sono signori che fanno free riding, faccio... E voi volete fare double dipping? Faccio l'arbitro, chi lo impedisce? Nessuno. E alla fine verrà fatto, sono convinto. Anche poi si tratterà di vedere se... È sbagliato che Inter si vada in tribunale, perché si potrebbe anche fare. Anche perché questi signori qui, ma poi guarda caso hanno perso il tempo. Allora, dico una cosa, fermo. Ci siamo furbi. Parla l'arbitro. Faccio l'arbitro e dico questo. È certamente che i problemi si risolvano in tribunale, certamente. Però è certamente sbagliato che per risolvere questi problemi c'entrino di mezzo i governi. Cioè, questa è una cosa fondamentale. Che poi dopo si devono parlare gli attori principali sul mercato, e va da sé, anzi, che ben venga questa cosa. Però non ritorniamo nemmeno a parlare di quality of service, per favore. Ritorniamo invece molto brevemente a quel principio che era stato accennato. E le sue conseguenze. Sì. Io dicevo solo dello questo perché non c'è una soluzione. Lo statement non specifica come darlo. Dice, signori, guardate che Bestefo non basta più, è evidente a tutti. Andate sul mercato, fate offerte qua, rimboccatevi le maniche, fate offerte. L'unica cosa che dice, è l'unico statement. Sullo statement sending party pay, visto che c'è la domanda puntuale, non è che la voglio evadere, ci mancherebbe, perché è la domanda, è il punto su cui è stato più, secondo me, un po' strumentalizzato un po' il tutto. Allora, io trovo comodo fare un estratto della risposta che non io, ma Etno, ha dato all'ISOC, di cui abbiamo appunto il presidente della sezione qua in Europa Italia, e quindi questo ne è stato poi tutto questo carteggio pubblico, perché fra l'altro Etno, su questa cosa, coerentemente con quello che ricordavo prima, vuole che di questo se ne parli, non vuole che sia trattato nel chiuso, non vuole che sia in tribunale, vuole che se ne parli, che gli addetti ai lavori ne parlino. Quindi vi consiglio, chi magari non l'avesse ancora fatto, se c'è anche solo uno che non l'ha ancora fatto, andate sul sito dell'Etno, sul sito dell'ISOC, andate sul sito di questa conferenza che ha i link, c'è tutto scritto, è tutto chiaro e trasparente, poi uno può essere d'accordo, non d'accordo, può essere chiaro, non chiaro, ma il dibattito è utile. Quindi io ho estratto 2 o 3 righe, perché ovviamente non potevo farne di più, della risposta che Etno ha dato a questa domanda sul sending party netto pay. E la risposta ufficiale, cioè non è un lo dico, è scritto nero su bianco, quindi ovviamente rappresenta la posizione ufficiale di Etno, è questa. Il proposto di Etno si basa sullo QS, in addition to best effort. L'S&P, il Sending Party Network Pay, non è imposed. Può essere usato quando commercially suitable, cioè vuol dire se c'è qualcuno che è disposto a comprarlo e c'è qualcuno che è disposto a venderlo, come peraltro succede già, come vi ho fatto vedere negli interventi su Akamai, su eccetera, deve poterlo fare. Allora, l'unica cosa che c'è scritto è questa, la frase si chiede, e sono 3 righe, e lo statement ufficiale della proposta Etno all'ITU è esattamente quello: si vuole che sia applicato, che sia possibile applicarlo, when applicable, c'è la frasetta in inglese, quando si può fare, punto. Allora, adesso il trattato dell'ITU, che è l'altra domanda, perché andate, vi scomodate
a fare questa proposta ITU. Fra l'altro, mi permetta, un beneficio di questa azione dell'Etno è stato che di questo se ne parla. È stato che grandi santoni, vecchi, nuovi, eccetera, gente pagata da Google, giustamente, come il signor Cerf. No, io ho parlato del signor Vincent Cerf, che è un guru, che è una persona bravissima, no? In gamba, è un faro per tutti noi, no? Però risponde, cioè c'è discussione. Se fate sulla GECA, su Google, sulla parola, questo, trovate un sacco di discussione. Prima della proposta Etno, silenzio tombale, tutto nascosto, tutto, ma non parliamone, non ho una cosa che non vi interessa, non vi preoccupate. Quindi, perché Etno ha fatto la proposta in ITR? Perché questo problema non si può continuare, fa finta che non ci sia. L'ITR è l'unico posto in cui tutto il mondo è rappresentato a livello governativo, come è stato ricordato all'inizio, eccetera, e l'ente accreditato a occuparsi di queste cose. La proposta non dice obbligate nulla, non dice imponete neanche delle linee guida, non dice fate questo, dovete fare... No, dice solo... No, abbiate pazienza. Allora, il perché è stato fatto? Perché se ne possa parlare, perché si è esplicitamente ammesso che esiste anche internet, perché adesso non c'è scritto da nessuno, non c'è una parola, non c'è scritto da nessuna parte. Lei ride, ma se va sui trattati attuali, non lo trova! Ho risposto comunque alla domanda. Internet, in ambito ITU, non se ne è parlato mai, fino a 4-5. Un fenomeno sfuggito, diciamo così, all'attenzione, e non si voleva riconoscere, no? Poi io dico un'altra cosa. Forse si è parlato tanto della proposta Etno anche per un altro motivo, che mentre se si va nell'ambiente internet society, ICANN, cioè c'è tutto un ambiente nel quale l'approccio multi-stakeholder è ritenuto una base non discutibile, va bene? E ultimamente il segretario generale dell'ITU dichiara che l'ITU è ampiamente multi-stakeholder. Beh, è falso. Diciamo, questo assolutamente no, nel senso che l'ITU è un'organizzazione dove la leadership ce l'hanno assolutamente i governi. Cioè, qualunque votazione, votano le delegazioni governative. Poi ci sono rappresentati le telco e anche altre aziende. Recentemente è stato aggiunto e ammesso con una grande concessione anche la Internet Society, che però con uno status di osservatore, non so come sia esattamente. Tutte le fasi decisionali dentro l'ITU vengono sempre prese e votate dai governi in una maniera che, seppure con qualche apertura, è sempre stata molto poco trasparente. Cioè che ci sono sempre queste trattative, insomma, un po' che avvengono. Ecco, per esempio, noi non sappiamo cosa è successo a Istanbul alla fine, che non è l'ITU, ma insomma è sempre anche lì delegazioni governative. E quindi il mondo internet, che è stato tenuto da parte perché non si doveva nemmeno usare la parola o ammettere che esistesse, ecco, ora che invece è entrato all'attenzione in questa revisione del trattato dopo i 25 anni, ha fatto sì che è chiaro che il mondo internet è un po' a vedere ora cosa vogliono fare. Il discorso che non si possa ammettere l'importanza e la rilevanza del mondo internet nel parlare del futuro delle telecomunicazioni, siamo d'accordo. Dico però allora discutiamone in una maniera multi-stakeholder vera. Cioè questo è il punto, è per questo che poi ci si arrabbia così tanto quando ci si confronta. È così, perché a questo punto qui ci sono rappresentati gli ISP, e insomma la parte del settore privato
italiano, ma ecco, noi come Internet Society Italia, ecco, ci sentiamo di rappresentare un po' anche l'utenza, e il signore lì presente è un leone dell'utenza. Avevo però non permesso di dire due cose a Marco, che no, ma doveva... Stiamo prendendo a modello la questione Comcast e dal mio punto di vista lo trovo molto utile. La questione in questo momento non è se due soggetti vogliono accordarsi per scambiarsi del traffico pagando, perché questa è una cosa che si fa già normalmente, non servono nuovi trattati. Il problema è quando c'è un soggetto che vuole farsi pagare da un altro per scambiare del traffico, che è quello di cui stiamo parlando. Quando c'è stato il problemino tra Netflix, Level 3 e Comcast, Netflix non aveva altre alternative, perché non c'erano altre strade per entrare dentro la rete di Comcast. Prima abbiamo parlato, come Telecom Italia, no, mi pare di capire che non ritiene che continuare ad ingrandire i circuiti possa essere una soluzione per fornire qualità, esatto? Non è la soluzione corretta, va bene? D'accordo, Telecom Italia ritiene che questa non sia la soluzione corretta. Finché questo traffico non compete uno con l'altro, il problema non si pone. Finché c'è abbastanza capacità nel circuito, il traffico, i diversi tipi di traffico non compengono uno con l'altro. Esatto, per cui stiamo ritornando alla questione. Ingrandire i circuiti è la soluzione oppure no? Mi pare di capire che voi dite di no. Non è la soluzione generica. Ma da sempre, scusate, in qualunque settore, se c'è qualcuno che ha bisogno di un servizio, qualcuno che lo eroga, il migliore risultato economico di chi eroga i servizi è capire realmente qual è il bisogno e tarare una soluzione che sia la migliore possibile, ma la più efficiente possibile. Perfetto, chiarissimo, Telecom ha questa idea. Ma no, ma non Telecom, ma qualunque business, riferisco al dimensionamento dei circuiti, al fornire qualità. Abbia pazienza, no, io voglio dirle, in un'auto, quando uno mette, non mette la migliore autoradio possibile, mette la migliore che il mercato paga, cioè voglio dire... rendiamoci conto, e lo ripeto, che non bisogna mica vergognarsi, i telco sono aziende che rispondono agli azionisti, cioè non è che vabbè me metto si risponde agli azionisti, cioè se si va giù, fra l'altro anche l'azienda una delle poche aziende italiane grandi che ancora per fortuna insomma qualcosa lo fa, ma vorrei rispondere oppure forse appunto alle domande che non volevo lasciare in sospeso. Però volevo un attimo concludere la questione. Questo significa che invece per certi tipi di traffico chi vuole scambiare questi tipi di traffico con i clienti di Telecom non è disposto a comprare questa qualità extra, i circuiti si lasciano congestionare? No, vede, per fare una risposta che sia comprensibile alla sua domanda bisogna parlare di nuovo, entrare in merito, capire chi sono le parti in causa e di cosa si sta parlando. Io le sto dicendo che lasciamo perdere Telecom, qualunque operatore, ad esempio i cosiddetti aggregatori, Level 3, altri soggetti, cosa fanno? Fanno un servizio di delivery e lo danno con qualità che dipende dal tipo di servizio richiesto. Quindi io non posso dire in generale la politica giusta è mettere dei circuiti, magari la politica giusta è mettere dei web accelerator, che lei sa benissimo cosa sono, oppure dei front-end accelerator, oppure mettere dei sistemi diciamo di ridondanza, oppure mettere dei fittaggi, cioè è ingenuo, e se voi non siete ingenui, dire ma l'unica cosa è aumentare il tubo, perché non è così, cioè il traffico ha esigenze differenti, e quello, la cosa semplice, ma che non dico io, che dice
che dicono tutti, e qui c'è detto la parola di Edno, c'è solo quello, signori, attenzione, il traffico non è tutto uguale, il bestefor non è la panacea a tutti i mali, se vogliamo avere uno sviluppo sostenibile bisogna che i vari soggetti siano motivati, i telco facciano la loro parte di mettere a punto soluzioni tecniche e offerte, chi compra i servizi e si mette d'accordo sul prezzo che è il mercato che lo decide qual è, per dare delle cose che sono il supporto dei servizi applicativi, voce, video, gaming, tutto quello che cavolo si vuole, ed è illusorio ed è falso dire che la soluzione per tutto è il best effort, tutto uguale e differenziato. Continuo a ritenere che ci sia molto spazio per opinioni diverse. Prendiamo 15 minuti per chiudere, visto che abbiamo cominciato già. Però ci sono anche poi veloci interventi. Sente, sì. Sono Luca Cicchelli Topics, ma parlo a nome di EuroEX, che è l'associazione europea degli Internet Exchange, di cui appunto Topics fa parte, ma qui di fianco a me c'è Valeria Rossi di Mix, Marco ha visto che è uno zaino di Namex. Volevo agganciarmi a quanto ha detto il moderatore sull'approccio multi-stakeholder e appunto ribadire quello che è il posizionamento che al momento è stato fatto dal board di EuroEX, di cui io faccio parte, su un approccio multi-stakeholder per la risoluzione di questo tipo di problemi. Adesso non entro nel merito di dettagli tecnici, primo perché non voglio rubare tempo e spazio ad altri interventi, però appunto il posizionamento che EuroEX ha è che invita ad approcciare da parte di tutti i suoi Internet Exchange membri, internamente e anche con i propri afferenti, è quello di favorire e quindi confermare di fatto l'approccio multi-stakeholder che ha portato avanti Internet fino alla situazione in cui tutti oggi ne stiamo godendo e quindi chiaramente opponendosi ad una sua regolamentazione nell'ambito ITU. Se poi posso fornire, è stato appena diciamo fatto, reso pubblico questo positioning paper, questo posizionamento che adesso ho riassunto molto brevemente, ve lo posso girare e quindi penso che la posizione appunto sia molto chiara. Se ci sono ovviamente domande in merito posso rispondere. Poi noi non abbiamo problemi, la cosa per noi che siamo venuti da fuori, io sono arrivato apposta da Toronto per venire qui, quindi è stata. Se ci sono domande, che ben vengano. Voglio dire che abbiamo preso la lista di quelli che hanno partecipato a questa riunione e quindi a un certo punto anche nel seguito per distribuire informazione. E per interagire, ecco, così mi sembra che sarebbe una cosa senza dubbio molto utile per tutti. Ci sono domande a questo intervento? Vai. Salve, sono Pietro Paganini, faccio il consulente, il docente, gestisco una serie di attività con l'Istituto Italiano Privacy, la European Privacy Association, eccetera. La prima notizia è in riferimento al CEPT che ha rifiutato o comunque ha detto che la proposta Etno è una proposta rilevante ma non, da quanto leggo non l'ha accettata e non la porterà avanti e questa può essere una buona o una cattiva notizia, buona da come la vedo. Per fare una battuta, se il livello della discussione da parte di Etno ma anche dalla parte di altri è così qui, mi posso immaginare con 193 paesi cosa può diventare. E sull'approccio multi-stakeholder certamente, di nuovo, mi chiedo quando ci sono 193 teste che devono votare su questioni così tecniche cosa può uscire. Quindi da un punto di vista ingegneristico non entro perché non faccio l'ingegnere, da un punto di vista politico-economico
il portare una discussione così tecnica a livello governativo significa non concludere nulla e fare assolutamente dei disastri. Per cui, ripeto, a prescindere dall'approccio multi-stakeholder che condivido, solo l'idea scientifica di portare all'interno di un'organizzazione su cui abbiamo dei dubbi come l'ONU e quindi l'ITU, la cosa diventa complessa. Che i trattati possano essere rivisti ci sta. Il problema è che nell'88 c'erano 5 operatori privati, immagino, e tutti gli altri erano pubblici e di parte di governo. Oggi internet funziona in una dimensione completamente diversa, quindi che Etno abbia delle dimostranze, che Telecom Italia abbia dei problemi strategici, questo è un problema di Telecom che a me onestamente interessa meno, finché non mi viene di nuovo, come si dice, a mettere le mani nelle tasche. Qualcuno ha parlato di 20 miliardi, probabilmente l'amministratore delegato e chi per lui dovrebbe ripensare a un altro modello strategico, a guardare quello che fanno in America Verizon e compagnia. Però ci sono, visto che il titolo non era la proposta Etno, era le varie proposte, se io vado a leggere alcune delle varie proposte, di quali Etno è solo una, ci sono una serie di linguaggi, quello di Etno forse il più chiaro, che sono talmente ambigui che lasciano qualsiasi tipo di interpretazione. Se io vado a leggere quella sulla privacy, che poi è quella che, se volete, mi interessava di più, o quella sullo spamming e quella sulla frode, c'è da mettersi le mani nei capelli, perché per spamming si intende una qualsiasi mail mandata da uno a tanti, e quindi questa dà già adito a censura. Se andiamo a prendere quella di data protection, è uno stravolgimento totale del concetto di data protection. Che vuol dire? Che a me non spaventa tanto la posizione di Etno, che ripeto, può essere legittima, quanto la posizione di alcuni paesi che sono ben attivi, qui parla di paesi arabi, ma ce ne sono altri che non vado a nominare, che se solo dovessero mettere in pratica o andare ad interpretare questi elementi, ne uscirebbe non più un internet come lo vogliamo, libero o non libero, eccetera, uscirebbe un internet completamente diverso. Per cui, anche ai fini di internet, e ci sono dei suoi colleghi che continuano a dire noi vogliamo internet libero, internet regolamentato, mi perdoni, non è vero. Qui si vuole regolamentare internet, si vuole dare il potere a... No, sì, si vuole regolamentare internet, le proposte... Beh, vabbè. Dice, non deve essere... La proposta Etno. Le altre proposte con cui la proposta Etno va di pari passo dicono invece esattamente... Va di pari passo, perché la sostanza era quella, è che questa discussione tecnica, che onestamente faccio fatica a capire, verrebbe fatta da 193 persone che, se si scatenassero come signore, vuol dire la quarta guerra mondiale, neanche la terza, direttamente alla quarta, che sarà una guerra cibernetica, non lo sappiamo. Per cui che però è stata simpatica, devo dire che ogni tanto mi piace guardare quelle trasmissioni calcistiche dove si litigano, devo dire che il livello qua è stato simile, però è stato divertente. Devo anche dire che Telecom la dovrebbe pagare tanto, i 20 miliardi di debito dovrebbe passarli a lei, perché come ha difeso la sua azienda credo nessuno in Italia oggi sono battute, sto scherzando. Ora la questione, ripeto, rileggendo, è che a mio avviso, come sembra anche di essere un po' manicheo nella cosa, è che passare tutto questo potere all'ITU oggi è un'assurdità totale. Per cui arrivare a porre il problema dell'ITU, ad avere una discussione generale nell'ITU, a pensare come sviluppare internet nei paesi in via di sviluppo, benissimo, ma arrivare a regolamentare internet, compresa la proposta Enno, mi sembra una follia. E su questo abbiamo tutta una letteratura fatta con amici, una lettera credo bellissima oggi di Stefano Rodotà, che non credo sia pagato da nessuno, neanche da te. Una lettera che abbiamo fatto con una serie di parlamentari che è stata lasciata pubblica, una serie di documenti che vedono che chi usa un attimo di ragione e conosce un po' dei processi politici dice passare tutti i poteri all'ITU è una follia. No, ok, perfetto, risposta però, perché su questa domanda, che è una domanda che non mi sorprende, nel senso che molti di persone autorevoli, insomma, e anche alcune domande erano esattamente in questa direzione. Allora, io vi dico questo, in modo più personale che altro.
Allora, se uno è convinto di una cosa, poi può dissentire con altri, eccetera, ma se, ed Etno è convinto di questo, è importante che Internet non sia ingabbiato, non nascono degli obblighi e i regolatori a livello macro, eccetera, non dicono adesso visto che c'è casino ci pensiamo noi, allora quindi per favorire lo sviluppo bisogna dirlo. E bisogna andare a dirlo anche in ITU, perché altrimenti se non ci sono come proposte come quelle di Etno o equivalenti, se vengono fermate, ai noi, un rammarico, ci saranno soltanto le proposte di alcuni paesi che sono stati citati, che io non ricordo, che magari hanno finalità un po' diverse, che non dicono libero mercato, sviluppo, ma dicono chiusura, dicono obblighi, dicono non si deve fare, no, ai cinesi non facciamo vedere l'internet americano che è brutto. Quindi se uno non accetta di andare lì dove parla, ragione gli altri. Allora la proposta Etno è lì, magari sarà bocciata, magari non sarà neanche presentata, magari ce ne saranno altri equivalenti, perché poi come si dice sono i governi. Etno, una situazione di Teco, non è un governo, è un soggetto parte in casa. Allora fa una proposta e lo fa là dove si pensa che valga la pena per difendere quello in cui crede. Quello in cui crede è un internet libero e c'è scritto chiaro, se qualcuno l'ha voluto strumentalizzare a fini suoi, io capisco che gli azionisti di Google sono un po' inquieti se capiscono che non possono più fare free riding, ma li capisco, ma è ovvio, peccato, e quindi è ovvio che scatenano la loro potenza, che sono un po' potenti, perché loro hanno un footprint mondiale, e scatenano tutti, e deformano la percezione della gente. E meno male che c'è ISO, che altre società, che onestamente dicono capiamo, e intavolano un discorso, perché poi si capisce. Quindi, l'ha detto nel suo intervento. Allora, il discorso, la proposta Etno, che magari non passerà, non sarà presentata, dice esattamente il contrario. Non si vuole fare una regolamentazione. Su multi-stakeholder, è già scritto la risposta puntuale alla domanda, anche qui chiama la risposta ufficiale di Etno. Pronto? Ecco. Ci vuole qualità anche lì, eh? Allora, la risposta di Etno, e così magari mi avvio a usare l'ultimo mio tempo, Etno proposa, view, sul principio di multi-stakeholder, di participation, Etno la vuole, infatti dice, lo scrive e va lì, perché noi Etno come ente è sempre stato committed a dare multi-stakeholder. Io non posso parlare a nome di ITU, e non lo voglio fare, parlo a nome in questo momento di un'associazione di Teco, quindi di Etno. Etno vuole, lo scrive, lo dice in multi stakeholder. Perché? Perché Etno è una situazione di operatori che vivono sul mercato. Noi abbiamo bisogno di multi stakeholder, abbiamo bisogno di attirare clienti, grossi, piccoli, medi, che vengano da noi e trovino buoni i nostri prodotti, perché se non è così, moriamo. Controsenso. E la seconda, se posso fare una domanda, c'è Google in aula e riconfermo che non mi paga, magari dopo la domanda mi pagheranno, visto che stiamo parlando solo di caratteri economici. Ma non è che questo vostro fervore anti-Google, anti-OTT possa essere superato dicendo... Questi argomenti ci vede che c'è un grande fratello. Non è che vi viene in mente di cambiare il modello di business come ha fatto qualcuno in America e dire Google c'è, per fortuna c'è, cambiamo il modello di business. L'ha fatto il mio prestinaudi sotto casa, ha detto non va più bene così, cambio il modello di business, fatelo anche voi, no? Noi vogliamo fare il nostro mestiere e vogliamo che Google sia presente in suo potente, ovviamente non c'era un mistero. Noi vogliamo sederci con Google e dire signor Google, tu fai un servizio ma fai anche del business. Io faccio il telco, non faccio l'OTT, e se ci provo a farlo magari lo faccio male, il mio footprint è diverso. Tu vedi il mondo, io sono l'Italia, Telecom Italia, magari anche Brasile, Argentina, questi sono dettagli. Allora, scusi, no, è vero, scusi, se lei mi contesta il fatto che Telecom Italia in Italia, in Brasile e in Argentina, non la capisco. Io ho detto...
Ma no, ma il nostro servizio principale, quello per cui ci pagano, è fare il telecom operator. Il signor Google, la signorina Google, io spero che sia un nostro cliente e che abbia un vantaggio lei, ma non obbligata, che capisca che se viene a parlare con me, non con me che sono l'ultimo auto del carro, con i nostri commerciali, con gli altri, dica, senti Google, quanto spari di traffico in Brasile, Argentina e Italia? Il tuo traffico è tutto uguale o qualcuno ti interessa? Magari vuoi mettere un business tuo, degnissimo, lecito, di fare qualche cosa su un prezzo? Bene, io sono telco, se sono bravo a fare il mio mestiere, io ti offro un servizio di qualità per te. Sediamoci e vediamo, visto che tu le tue cash in Italia ce l'hai, come ce l'hai in Argentina, come ce l'hai a Buenos Aires, come ce l'hai in Brasile, e lo sappiamo bene, io lo so molto bene, ovviamente dato il mestiere che facciamo, sediamoci lì e parliamo, perché può darsi che se io sono bravo e se mi impegno, ti do un servizio che a te serve. Tu fai business, io faccio business, i clienti sono contenti. Questa è la proposta Edno. Basta. Allora. E nessuno lo obbliga. Pazienza. Io non allora. Vi posso dire se Google è già venuto a parlarci o no, perché non sono fatti miei, sarebbe un segreto. Posso dire che Akamai, non so per l'Italia, ma posso Scusa. Dirle che il signor Akamai va da tutti gli operatori a chiederlo. Perché non ci avete mai voluti in Italia Akamai. Allora, vorrei ma venga pure. Io vi dico, ve lo scrivo, venga pure, parliamo, sediamoci. Faccio un discorsino generale di policy. Statemi a sentire. Allora, a parte il fatto che quando ero a Toronto, insomma, c'era la convinzione che comunque la proposta Etno, così com'è, non avrà conseguenze, insomma, o verrà ritirata, eccetera, eccetera. E se è vero che la CEPT l'ha rifiutata, diciamo così, che a me risulta che anche la Commissione europea avesse un'opinione in questa direzione. Ma con l'idea che poi è il mercato che deve risolversi questi problemi e quindi ci deve essere questa interazione con le regole del mercato. Però quello che io voglio dire è un discorso in generale, e qui vado molto oltre l'argomento di oggi, di internet e i governi. Cioè, e perché, che è un tema molto importante e molto generale. È noto che insomma, l'internet è nata che i governi non se ne sono nemmeno accorti quando è nata, insomma, non ci hanno mai prestato attenzione. Si è dovuto aspettare il 95 quando ha cominciato a esplodere l'uso commerciale della rete, quando tutte le applicazioni sono entrate nella società civile, insomma, tutti i cittadini la usano, poi i numeri sono ormai diventati così ampi, per cui non è più nemmeno pensabile che i governi non si occupino della rete internet e del tema della internet governance. Allora, poi c'è un altro aspetto che nelle mie frequentazioni internazionali io noto sempre di più, e fra l'altro noi siamo IGF Italia e fra due settimane c'è l'IGF quello globale. Allora, abbiamo citato la Cina, che si porta dietro il G77 e si porta dietro anche parecchi paesi africani, paesi in via di sviluppo, così, ma in una chiave che purtroppo diventa politica in una maniera negativa per l'internet stesso, perché allora a un certo punto si vuole attaccare una certa predominanza degli Stati Uniti, in quanto l'hanno inventata lì, l'hanno sviluppata lì, le principali aziende, quelle che fanno soldi, inclusi i famosi over the top, diciamo, vengono in molta parte dagli Stati Uniti, e il discorso è che gli Stati Uniti sono favorevoli a una internazionalizzazione della gestione della rete, cioè non è che vogliono e sono favorevoli in mille dichiarazioni anche al discorso della libertà di espressione, insomma, e quindi il multistakeholderismo come principio fondamentale. Molti degli altri paesi vorrebbero entrare a gestire come se fossero tutti i governi che governano la rete internet. Questa è una cosa che è assolutamente da rigettare e
nell'ITU, nelle Nazioni Unite, spesso vengono fuori questo tipo di posizioni di un maggiore coinvolgimento governativo nella gestione della rete. E questo è ovvio a tutti quelli che sono paesi sviluppati così, che sarebbe la rovina, diciamo, cioè internet perderebbe la sua caratteristica così. E nell'ambito invece di internet i governi un po' educati, diciamo, e io ho una funzione anche in questo senso col governo italiano, diciamo, guardano sempre con maggiore attenzione, ma con una visione di dire che se c'è un'autoregolamentazione che funziona è meglio che sia così. Cioè il governo entra in attività solo quando si accorge che ci sono delle cose che non funzionano apertamente. Se poi invece noi guardiamo il famoso trattato e alcune proposte, ci sono delle proposte che vorrebbero che l'ITU diventasse l'agenzia che per la sicurezza, cioè che si occupa di tutti i problemi di sicurezza, ma non c'ha la cultura, non c'ha la struttura, non c'ha gli strumenti, appunto. E quello della sicurezza è un problema chiaramente molto grosso, dove già ci sono determinate agenzie internazionali che se ne occupano e manca un po' di quella che viene chiamata la enhanced cooperation, cioè il fatto che ci sia magari tante agenzie ma che siano un po' raccordate in un quadro abbastanza unico. Quindi, andando a questi meeting internazionali qui, poi ci si trova di fronte a stati come gli stati arabi, alcuni stati africani, poi alcuni governi a seconda del ministro cambiano da così a così nel giro di poco tempo, tipo l'India, per dire, il Sudafrica. Quindi, ecco, c'è un fatto molto importante che il mondo internet, quella che chiamo la internet community, comunque vede sempre con molto sospetto tentativi di ingresso normativo sulla rete. E il motivo che la proposta Etno ha suscitato tanta reazione è dice: guarda, questi vanno lì perché hanno potere dentro, eccetera, eccetera, per poi farsi approvare delle cose, diciamo, col supporto dei governi. C'è anche un altro motivo che è sostanzialmente questo. In realtà, se ciascuno facesse il proprio mestiere, sarebbe probabilmente più credibile. La verità è che molta di questa gente non fa la telco, fa l'ISP. Oltre a fare la telco, fa l'OTT, magari non ci riesce bene, ma lo fa. Allora, il problema è anche che una certa credibilità dipende anche dai mestieri e dalle cose che uno fa. E di nuovo, la credibilità di Telecom, non so per gli altri, ma di Telecom Italia, con il servizio che dà non da due giorni, sul fisso, sul mobile, in competizione, a livello generale, nelle condizioni del paese, se lei mi dice che Telecom Italia è poco credibile nel suo mestiere, io non l'ascolto. Non, proprio chiudo l'orecchio perché lei dice una cosa. Ho detto un'altra cosa, però lei non può mettermi in bocca delle cose che non ho detto. Ha detto che non siamo credibili nelle nostre frasi. Ho detto che non siete credibili per un motivo specifico. Io il motivo specifico dico che domani. Se tu mi dici che non fai l'OTT, poi invece lo fai, non sei credibile. Prima tu hai detto che non fai l'OTT. Non è vero. Io ho detto che non è vero. Se provano a fare gli OTT, se la prendono in quel posto. Però lo fai. Ma lasci perdere se lo fa il tizio Caio perché Sempronio. Io sto dicendo lo fa Telecom, non tizio Caio Sempronio. Lo fa Telecom. Allora, lei non so se lo fa cliente, Telecom. Ma Google vorrei che fosse un mio cliente. Perché io voglio dargli un servizio.
Allora, io quello che dico, perché prima è stato detto... Ma non è no, quello è che le ho chiesto io. Non è quello che le ho chiesto no, io. Ma mi ha detto che non è credibile. Perché se lei mi dice che Telecom Italia non è credibile, io le no, dico, le ho non detto, l'ascolto. No, non mi può far dire quello che non ho detto, scusi. Non ho detto questo. Allora, il microfono non funziona. Perché no, allora, parola ho detto, che lei non glielo è torno a ripetere. Ha detto che non siamo credibili. Allora, permette, e lei non può permettersi. Permette, lei può insultarmi se che, vuole. Lei che, può mandare a cagare come ha fatto. Senta, non può dire che Telecom non è credibile. Io sono il miglior interprete del mio pensiero, se mi permette. Non è lei che può interpretare quello che dico. Detto un'altra cosa, che il mestiere di telco principale non è fare l'OTT, e lo ripeto. Su cosa vuol dire quality of service, o su cosa vuol dire essere OTP o non essere, cosa fa quello o quell'altro. Quindi, diciamo, ci sono, ovviamente è emerso in questa giornata, diciamo, delle anche abbastanza sostanziali disparità di vedute, partendo dalle conseguenze di quegli statement generali che erano scritte nella proposta Etno, perché non è che c'erano, come noi abbiamo accusato voi, diciamo, criteri di come queste poi dovevano essere implementate e conseguenze che avrebbero dovuto avere, che però, per i discorsi che io facevo prima, visto che l'ITU è un ambiente governativo così, allora ci siamo attaccati tutti a elaborare qual era il piano preciso che c'era dietro e l'implementazione. Ah. Ci terrei che al di là della polemica, che a volte poi mi diverte un po' meno, a un certo punto, che sì, io vorrei che la gente andasse via con un messaggio chiaro, perché il titolo è cos'era il contenuto della proposta Etno. Etno è andato lì, perché in quella sede ci potrebbero anche essere interventi diversi, come è stato detto non da me, di cui io non entro nel merito, ma potrebbero essere dannosi magari per lo sviluppo di Internet. La proposta di Etno, nella nostra convinzione, altrimenti non l'avremmo sopportata, non è dannosa ma favorisce lo sviluppo di Internet, non obbliga niente, dice esplicitamente che il best effort deve essere mantenuto, dice signori diamo anche qualità di servizio, dice signori la deve essere una base commerciale di negoziazione e non dice altro. Qualunque altra cosa non è scritta. Buonasera, Alessandro Nicotra, avvocato. Ringrazio tutti i partecipanti. Avevo già una mia idea, me la sono fatta ancora più chiara. Una serie di commenti e di rapide battute. Tutto quello che io ho preso da Telecom Italia l'ho pagato, nel senso che smartphone, tablet, telefonia fissa, no, perché la frase prima che Google potere forte, da Google ho preso un sacco di cose gratuitamente, questo giusto per mettere.
l'ha pagato in pubblicità? Intanto il servizio l'ho preso sicuramente. Ma se paga anche un la, euro in più tutto quello che volete. Oggetto, è per quello. Però siccome faccio l'avvocato, le policy of service erano chiarissime, mentre invece quando ho cercato di connettermi con più operatori, tra APN, UAP e quant'altro, forse la stessa chiarezza non l'ho avuta. Però a parte questo piccolo dettaglio così en passant, devo dire che dal punto di vista di non tecnico, così la discussione è un po' caotica, però francamente questo presentare la proposta Etno come una proposta per l'umanità fa un po' sorridere, perché le telco di internet non ne hanno mai parlato e ne hanno sempre ripudiato, perché dai tempi di OSI, che non è passato, hanno perso questa scommessa. E allora forse aveva ragione il signore che parlava di nuovi model business o business model. Sarebbe opportuno, anche in vista dell'agenda digitale, del futuro, dell'economia di questo paese e quant'altro, che uno degli incumbent primari, anzi l'incumbent primario italiano, forse entrasse in un'ottica di dialogo diversa, secondo me. Secondo me c'è questa necessità, dove ha a che fare con un sacco di persone che sono non agguerrite perché hanno acrimonia o quant'altro, ma semplicemente sono professionisti che ciascuno nel suo settore sono impegnati, sono presenti e cercano di fare girare da un lato sì il business e l'economia, ma dall'altro anche, come dire, le occasioni di crescita e di sviluppo. Per cui mi corregga, no, però mi corregga, perché su questa cosa è una cosa che è veramente urticante, cioè sentire parlare un player, non sto parlando di lei in particolare, ma sentire parlare un player di ITU in termini di sviluppo della rete, come se, come dire, avesse capito cosa c'è dietro per chi, come la Internet Society, cerca di difendere la net neutrality, cerca di difendere lo sviluppo del terzo mondo, eccetera, è un po' un'antinomia, ma è un'antinomia che ci sta, è un gioco delle parti, diciamo che è un gioco delle parti. Margini di cooperazione secondo me ce ne sono, però ecco, mettendo fra virgolette i puntini sulle i da questo punto di vista. Visto che il tempo è finito, però solo una perché no, questo è grazie. No, no, ma è doveroso, solo su una... c'è un punto, non è la chiusura, ma aspettiamo, quando diciamo che i telco con internet non ci hanno azzeccato, per favore, pensiamo che ogni singolo cavolo di pacchetto internet che arriva nei nostri PC, ma anche sui nostri mobili, ma anche sui nostri smartphone, cioè fra un po' dappertutto, guardate che passa dalle reti dei telco. I telco sono bravini, anche se non ottimali, forse possono migliorare, a fare l'ingegneria, a fare il dimensionamento delle reti internet. Passa su internet, passa sulle reti telco. Telco deve fare la A, deve fare tutto quello che serve, deve garantire la qualità, deve evitare la congestione. Non si può dire! No, non si può. I 20 miliardi da qualche parte arrivano. Non li paga i dati, non li pagano i dati. Sì, ma io ho detto i telco in generale, non Telecom Italia, i telco, no, perché il signore, secondo me, in questo momento, giustamente, ha portato una che è una percezione non sua, ma di molta gente. Internet è un'altra cosa. Oh, internet ce l'abbiamo perché i telco la danno, perché i telco si tirano sulle mani e lavorano, ci sono alcuni bravi, usano. E quindi, attenzione, non è che i telco su internet non ci sono. Ringraziate i telco, altrimenti internet non ce l'avete. E con questo chiudiamo perché...